come si dice, questa è un'occasione ghiotta per, dobbiamo ringraziare per questo il comando scuola dell'aeronautica militare e la sezione di Bari dell'associazione Arma Aeronautica per essere riusciti a mettere insieme un evento davvero interessante, interessante perché riesce a contaminare e mettere in relazione cultura, scienza, tecnologia, che sono gli elementi diciamo, fondamentali di quella che è la nostra Forza Armata, perché la Forza Armata da sempre, da quando è nata, ha sempre mascolato sapientemente questi tre elementi, devo dire, e non voglio fare della retorica militare. Mescolando sapientemente questi elementi abbiamo ottenuto un risultato che è stato costante nel tempo, che è quello di una forza armata al servizio dei cittadini, al servizio del paese, sempre al servizio del paese nei suoi 95 anni di vita. L'evento di questa sera è un evento particolare, si parla di una collezione d'arte, la collezione d'arte della famiglia Caproni, che ha anticipato la corrente dell'auropittura, che è una branca del futurismo. Ma sarebbe riduttivo parlare soltanto delle opere illustrate e rappresentate nel volume di Ada Fichera che andiamo a presentare questa sera. E Ada lo dice nel suo volume. Che anche le opere della collezione Caproni sono state per i Caproni stessi un pretesto e uno strumento per fare una corretta cultura aeronautica. Gianni Caproni, che era il fondatore in pratica dell'industria aeronautica italiana, Gianni Caproni era un uomo, un sognatore, un visionario, sapeva che per poter affermare il mezzo aereo come strumento militare, ma anche come strumento di diffusione della cultura, come strumento di contaminazione delle culture, aveva bisogno di tre elementi fondamentali, aveva bisogno di tre personaggi fondamentali, aveva bisogno di un dottrinario e trovò Giulio Douay, aveva bisogno di ingegneri e lui lo era un ingegnere, aveva bisogno di un pubblicitario, il pubblicitario era D'Annunzio. Anche qui, mescolando questi tre elementi, è riuscito a far penetrare nell'immaginario collettivo, a far capire alla gente quanto fosse importante questo strumento, che era uno strumento attraverso il quale camminava il progresso e lo sviluppo dell'umanità. Bellezza in volo nasce un saggio di storia dell'arte che vuole far conoscere una collezione prima mai analizzata, perlomeno in toto. Nasce dalla mia passione per il volo, ma in particolar modo proprio dall'esigenza di far conoscere delle opere bellissime di autori considerati minori nella storia dell'arte del Novecento e che invece hanno segnato un'epoca e hanno dato vita a un genere pittorico, che è quello dell'aereo pittura, delle visioni aeree prima e dell'aereopittura dopo. La collezione Caproni è divisa in due nuclei e per la prima volta nel mio libro Bellezza in volo viene riunita. Il primo nucleo è quello che sta a Trento nel museo Gianni Caproni dell'aeronautica e l'altro nucleo, più piccolo ma di non minore importanza, è quello rimasto di proprietà privata della famiglia Caproni, in particolare della contessa Maria Fede Caproni, figlia dell'ingegner Gianni Caproni, pioniere dell'aeronautica. La contessa, tra l'altro, di recente, da pochi mesi scomparsa, possedeva una parte di questa collezione Caproni di autori importantissimi che hanno segnato la storia dell'arte durante la Grande Guerra. L'obiettivo quindi, in occasione del centenario della Grande Guerra che da qualche anno stiamo celebrando in Italia, ha voluto far conoscere delle opere che prima non erano state esposte, proprio perché tenute presso la residenza della famiglia Caproni privata. Su invito e su edizioni dello Stato Maggiore della Difesa, nello specifico la rivista Informazione della Difesa, è stato editato questo mio libro che ha voluto riunire per la prima volta idealmente i due nuclei della collezione. Così nel libro troviamo Luigi Bonazza, Americo Contini, Alfredo Gauro Ambrosi, ma anche autori più conosciuti come Mario Sironi,
la possibilità di conoscere le opere della Grande Guerra che oggi abbiamo grazie al mecenatismo della famiglia Caproni vuole accendere luce anche sull'importanza che l'industria dell'epoca e che il salotto che si era creato di artisti e di intellettuali intorno alle officine Caproni, grazie all'ingegner Caproni, alla moglie Timina e in seguito alla figlia Maria Fede, vuole sicuramente essere un modo per poter dare inizio a uno studio, perché la collezione Caproni non si esaurisce con le opere della Grande Guerra, ma arriva fino agli anni 40. Quindi Bellezza in Volo vuole essere un primo passo per un futuro studio che possa unire anche gli altri 20 anni appunto di storia dell'arte che sono stati analizzati ma solo in una parte appunto della sua collezione e non in toto.